D-Mail ha presentato a Roma i primi quattro alleati di M5S per le elezioni europee. Assente Shalenkon, non dialoghiamo con chi parla di guerra civile. Giovedì 15 febbraio Luigi Di Maio ha presentato alla Unioncamere di Roma i primi quattro alleati del Movimento 5 Stelle per le elezioni europee previste per il mese di maggio. Punto per poter formare un gruppo politico all'interno del Parlamento europeo devono allearsi almeno sette partiti provenienti da sette stati diversi dell'Unione. Punto quella di M5S è, al momento, un'alleanza a 5, mancano ancora due alleati per potersi presentare alle elezioni. Abbiamo contatti con altre forze che si uniranno presto, ha dichiarato il leader dei pentastellati. Punto assente Christophe Chalencon, uno dei leader dei gilet gialli francesi, che la crisi diplomatica con la Francia sia valsa da insegnamento a Luigi Di Maio. Le europee di M5S, una nuova alleanza. Punto per contrastare i gruppi politici più saldi all'interno del Parlamento europeo, quali PSE, PPE, Verdi e l'alleanza sovranista, M5S è deciso a formare un nuovo gruppo autonomo. Al suo fianco con la stessa intenzione ci sono Ivan Vilibor Sinčić del movimento politico populista, umanista e pacifista croato Zivizid, Karolaina Kaunen, del piccolo gruppo liberista finlandese Liike Nyt. Pavel Kukais del partito polacco di estrema destra Kukais 15, infine Evangelos Siobanidis, leader del partito greco dell'agricoltura e dell'allevamento Akel. Non siamo d'accordo su tutti i temi, ma i principi ispiratori di questo gruppo si basano su un'idea di Europa diversa, ha spiegato Luigi Di Maio, come riporta TGcom24. Punto le forze politiche alleate si presenteranno presto un manifesto politico in 10 punti che sintetizzi la loro idea di Europa. Punto tra i 10 punti del gruppo autonomo ci saranno sicuramente, intenzione di riformare le istituzioni comunitarie togliendo poteri alla Commissione. Democrazia diretta, lotta alle lobby, promozione del made in e tutela delle produzioni locali, tutela della salute e dell'ambiente. M5S scarica i gilet gialli. Di Maio ha anche spiegato il motivo dell'assenza di Christophe Chalencon, leader dei gilet gialli francesi, c'è un'interlocuzione con questa realtà complessa ha spiegato, ma non abbiamo intenzione di dialogare con chi parla di guerra civile e di lotta armata. Luigi Di Maio fa riferimento alle parole dello stesso Chalencon, che ha dichiarato, arriveremo al limite della guerra civile, imbracceremo le armi per rovesciare il governo, Emmanuel Macron dovrà piegarsi ai militari.